Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, cominciamo questa Santa Messa della seconda domenica di Avvento con una contrizione di cuore, chiedendo al nostro Padre misericordioso il suo perdono e la pace. Signore, che sei venuto nel mondo per salvarci. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, che continui a visitarci con la grazia dello Spirito. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, che verrai un giorno a giudicare le nostre opere. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Si offre questa Santa Messa per la intenzione particolare di Vito Gallofaro. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo nostro Salvatore, per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisione per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisione eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme
e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme. I loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. Un bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Jesse si leverà a vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. Parola di Dio. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. O Dio, affida al Re il mio diritto, al Figlio del Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace finché non si spenga la luna. E domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbi pietà dei deboli e del misero, e salvi la vita dei miseri. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che ci provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di aver gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio.
Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea, dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia, quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, rattrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di camello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume del Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scura è posta alla radice degli alberi. Perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, ora che la seconda domenica di Avvento è arrivata, il conto alla rovescia per il Natale è iniziato sul serio. Le decorazioni natalizie stanno salendo nelle nostre case. Cominciano
ad abbondare le immagini di Babbo Natale dappertutto. La lettura del Vangelo di questa domenica ci presenta qualcuno che è il più lontano possibile dal Babbo Natale coccoloso che possiamo avere. È improbabile che Giovanni Battista si trovi su un albero di Natale. Quest'uomo delle terre selvagge, il cui senso dell'abbigliamento e la dieta sono decisamente fuori moda, sembra fuori posto nella frenesia natalizia. Il suo modo di rivolgersi a persone rispettabili come razza di vipere colpisce una nota piuttosto stonata in questa stagione di buona volontà. Proprio mentre stiamo decorando i nostri alberi di Natale, parla di alberi che cadono. Proprio come le canzoni di Natale dichiarano che è la stagione dell'allegria, John urla, pentirsi. Cosa dobbiamo fare con questo strano profeta che sembra così fuori stagione? La tentazione è di ignorarlo sulla base del fatto che abbiamo abbastanza da affrontare in vista di Natale. Siamo molto occupati questi giorni. Molti dei suoi contemporanei lo ignorarono. Erode, il sovrano politico della Galilea, ha risposto molto più negativamente, fece decapitare Giovanni. Eppure, nella lettura del Vangelo di oggi ci viene detto che tutta Gerusalemme e tutta la Giudea e tutta la regione del Giordano andarono da lui. Grandi folle si recarono nel deserto e si sottomisero al battesimo di Giovanni, confessando i propri peccati. Il suo messaggio di sfida, la sua chiamata al pentimento, sembra averli toccati. E se potesse toccare una corda in alcuni dei suoi contemporanei, potrebbe anche essere di grado di toccare una corda in noi. Carissimi fratelli e sorelle, forse dopo tutto possiamo fare spazio a Giovanni nella corsa natalizia oggi. Certamente Giovanni Battista potrebbe non essere una figura natalizia, ma è un santo dell'Avvento. Appartiene al tempo di Avvento, così come Gesù, Maria e Giuseppe appartengono alla festa di Natale. Se dobbiamo prendere sul serio l'Avvento, questo tempo molto sacro di preparazione e di anticipazione, dobbiamo prendere sul serio anche Giovanni Battista. Giovanni ha visto chiaramente che stava arrivando qualcuno molto più importante di lui e che le persone dovevano prepararsi per la sua apparizione. Continua a invitarci oggi a preparare una via nella nostra vita per la venuta del nostro Signore. Giovanni toglie l'enfasi della preparazione per il Natale e la mette sulla preparazione per Cristo come persone. Nell'Avvento Giovanni ci sfida a concentrarci sull'essenziale, carissimi fratelli e sorelle, la nostra vita interiore, spirituale, piuttosto che sulla superficie, la nostra vita esteriore, sociale, con tutte le sue occupate attività. La sua chiamata al pentimento è una chiamata ad allontanarsi da tutto ciò che nella nostra vita impedisce a Cristo di venire a vivere in noi e attraverso di noi. Giovanni era intollerante all'autocompiacimento,
Le sue parole più dure erano per coloro che dichiaravano ripetutamente: abbiamo Abramo per nostro padre. Ed erano così contenti di quella consapevolezza che non guardavano mai seriamente alla propria vita. Sappiamo per esperienza che siamo tutti inclini all'autocompiacimento. La consapevolezza di non aver fatto nulla di gravemente sbagliato può lasciarci contenti. Possiamo andare alla deriva sentendoci ragionevolmente soddisfatti di noi stessi per la maggior parte del tempo. In quanto uomo intransigente del deserto, Giovanni non ha esitato a sfidare l'autocompiacimento. La sua voce continua a invitarci a guardare seriamente alla nostra vita e chiederci cosa deve cambiare se vogliamo che la nostra vita dia buoni frutti che diano vita agli altri. Giovanni Battista ci ricorda che non siamo ancora tutto ciò che il Signore ci chiama ad essere. Ci chiede di continuare a metterci in cammino, carissimi fratelli e sorelle. Allora, per noi l'Avvento è un tempo in cui abbiamo bisogno di sentire di nuovo la chiamata al pentimento. Ecco perché il colore liturgico di questo tempo è sempre il viola. Continuiamo a risuonare nel nostro cuore la sfida di San Giovanni Battista, perché siamo più determinati e risoluti nella nostra preparazione interiore alla venuta del nostro Signore, sia a Natale che alla fine della nostra vita, quando avremo bisogno di mostrargli i buoni frutti del nostro albero, cioè della nostra vita. Così sia. Amen. Con voci unite proclamiamo la nostra fede insieme. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, invochiamo Dio Padre, datore di ogni bene, perché ci sostenga nella fede e ci disponga ad accogliere con gioia la venuta del Salvatore. Preghiamo insieme e diciamo: venga Signore il tuo regno di pace. Per la Chiesa diffusa nel mondo,
perché nel suo cammino incontro al Messia, annunciato da Giovanni Battista, testimoni l'amore di Dio, Padre di tutti, preghiamo. Venga, Signore, tuo regno di pace. Per i popoli che ancora non conoscono il Vangelo, perché l'amore fraterno e la testimonianza dei cristiani suscitino in loro il desiderio di conoscere e di seguire Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di pace. Per tutti gli uomini, perché gli egoismi, le chiusure e gli interessi di parte cedano il posto all'accoglienza e alla fraternità, preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di pace. Per i poveri, gli oppressi, gli sfruttati, perché la loro causa sia riconosciuta e promossa da chi opera per una società aperta e solidale, preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di pace. Per noi qui presenti, perché nell'attesa del Signore ci convertiamo nel profondo del cuore e orientiamo le nostre scelte al bene di tutti, preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di pace. Per tutti i nostri defunti, specialmente coloro che ricordiamo nel nostro cuore questi giorni, perché possano godere la pace eterna promessa da Cristo, preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di pace. E per Vito Gagofaro, di cui si offre questa Santa Messa, preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di pace. O Padre, fonte della vita, ricolmaci del tuo Santo Spirito, perché il nostro impegno evangelico annunci il sorgere dei nuovi cieli e della nuova terra. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo, all'estrema povertà dei nostri meriti, supplisca all'aiuto della tua misericordia, per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Al suo primo avvento, nell'umiltà della nostra natura umana, Egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Verrà di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare vigilanti nell'attesa. E noi, uniti agli angeli e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine dall'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo
il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo. Nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona pace, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con speranza e anticipazione alla venuta del nostro Signore, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. Saziati del cibo spirituale, o Signore, a te innalziamo la nostra supplica. Per la partecipazione a questo sacramento, insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti. Yeah.